Buongiorno a tutti, questo è il dottor Max, come al solito dalla Tanzania. Oggi è sabato e parliamo di oro. Veramente io do il benvenuto a tutti, come si dice, pochi ma buoni. E dunque partiamo subito parlando della quotazione dell'oro. Quindi se Andrea per cortesia vuoi fare la domanda, poi il dottor Max ti risponderà. Grazie. Sì, buongiorno a tutti. Ho notato, come avete notato tutti, che l'oro si sta tornando ai livelli di prima di giugno, da quando era successo il patto del debito americano. E quindi niente, solo questo volevo chiedere. Se quindi tornerà, quindi supererà i 59 dollari che aveva toccato verso aprile dell'anno del 2023. 69. Direi, Prego, Walter. buongiorno, Prego, buongiorno a Walter. tutti. No, direi che il trend rialzista è stato confermato anche dagli analisti del settore. Intanto, buongiorno a tutti e mi scuso se ci sono dei rumori di sottofondo oggi. Non sono da casa, ma sono all'aperto, quindi c'è qualche macchina che passa che può disturbare la mia voce. Ecco, comunque. Stavo dicendo sì che questo trend rialzista è stato preannunciato già da qualche settimana dagli analisti che si sta realizzando. Proprio ieri leggevo che il supporto dei 1900 dollari l'oncia è un supporto sotto il quale gli analisti oramai hanno la ferma convinzione che l'oro non scenderà mai più. Quindi è soltanto una tendenza al rialzo che si sta confermando e quello che dicevano appunto era che entro la fine dell'anno il rialzo potrebbe essere consistente fino ai 2000 dollari l'oncia anche. Quindi le prospettive sono senz'altro ottime anche nel breve, lo sono sempre state nel medio-lungo periodo, ma qui adesso anche nel breve. Dopo questa fase effettivamente, come diceva Andrea, di stanca da aprile adesso dove ha oscillato, ma dopo essere sceso è più o meno rimasto stabile, un po' di salita, un po' di discesa, ma non faceva grandi spostamenti. Adesso invece sono previsti spostamenti verso l'alto da parte degli analisti. Bene, allora posso aggiungere, mi sentite, vero? Voglio aggiungere Grazie. Sì. qualcosa io velocemente. Beh, c'è da considerare che questo ribasso è stato molto contenuto se si considera il fatto che è probabilmente stato dovuto all'acquisto ingente da parte, importante da parte di molte banche centrali, in vista di questa digitalizzazione. Prima di tutto, come sappiamo, i BRICS ce l'hanno detto diverse volte, poi fra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, vorrebbero ritornare al gold standard, no? Quindi può darsi che in questa evenienza facciano un po' di riserva d'oro, dovrebbero fare probabilmente molto più riserva d'oro, però insomma è già questa una motivazione per cui hanno comprato dell'oro. Quindi il prezzo in questi casi, perché noi sappiamo che in un'economia di mercato libera, quando la domanda aumenta, i prezzi aumentano. In questo caso, invece, si assiste a un'operazione inversa. Siccome il prezzo dell'oro è deciso nella City di Londra da un comitato costituito da tre esperti, diciamo così, che lavorano per il Rothschild, il prezzo è definito da loro in base a dei parametri di loro convenienza. Quindi poteva anche precipitare sotto 50, perché più basso il prezzo, meglio le banche comprano. Siccome le banche sono direttamente controllate da Rothschild, perché bene o male dove ti giri sono banche loro, sia in Occidente che in Oriente, dobbiamo ringraziare se non è crollato il prezzo. Ovviamente devono mantenere una certa decenza. Ed è questa la ragione per la quale il prezzo si è mantenuto sempre intorno ai 60, 61, oggi è 62, ha ripreso un pochino, ma non c'è dubbio che una volta che
soprattutto arriveremo a fine anno, che le idee saranno un pochino più chiare con l'introduzione ufficiale delle monete digitali, che ricordo è già iniziata perché la Citibank ha ufficializzato la scorsa settimana la conversione già dei depositi in moneta digitale. È una notizia che vi do così, anche se non l'ho potuto approfondire, però mi risulta vera. A quel punto lì, quando si arriverà alla fine dell'anno, in cui anche loro avranno le idee più chiare, perché insomma, mettere insieme questo progetto qui di digitalizzazione completa, lo capite, no? Non è come fare una passeggiata, hanno enormi problemi anche dal punto di vista tecnico e organizzativo. Anche loro avranno le idee più chiare e sicuramente loro ritornerà ai valori superiori, secondo me, al 65, ma potrà sfondare anche 70. E 70 e tutti i metalli dovrebbero andare su, cioè, anche lo stesso argento, platino, palladio. Chi ha investito in Ovest sa che oltre in oro si può investire anche comprando argento, platino e palladio. Benissimo, allora mi fermo qui. Avete per caso altre domande? Anche potete, come sempre, come sapete, si può sempre spaziare anche su argomenti magari del giorno, perché purtroppo io li carico sul canale, no? Queste cose che o mi segnalano o le scopro io. Effettivamente ci sono degli interventi fatti a livello istituzionale, sia da membri dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. L'ultimo che ho caricato è quello di una signora che si chiama Meryl Nass, che è quantomeno allucinante, farneticante l'ho definito io, l'ho scritto sul canale, ma anche di altri. Effettivamente ci sono tantissime, stiamo andando in una direzione che è quella che purtroppo cambierà drasticamente, no? Il nostro, devo dire il vostro modo di vivere, perché io bene o male, essendo qua in Tanzania, in Africa, l'Africa è un pochino fuori, no? Da tutte queste digitalizzazioni, intelligenza artificiale, forse se ne parlerà fra 15-20 anni. Avete delle domande? Se no poi magari vi dico delle altre cose. Prendo la parola un attimo per dire che in queste ultime ore si dice che la Meloni praticamente stia per ratificare il MES con l'Europa, con la von der Leyen, per fare lo scambio con i migranti, queste cose qua. Almeno così erano le notizie che ho letto ieri. Cosa vuoi dire, scusami, per me? Se praticamente lo ratificherà in cambio di tutti questi migranti che stanno arrivando, quindi cercare di tamponare questa crisi dei migranti, per appiopparci questo MES a tutti noi. Cos'è il MES? Cioè, cosa intendi per MES? Cioè, tutte quelle misure che praticamente ulteriore debito il MES, ora non mi viene un acronimo, ma non ricordo ora precise le parole, ora devo trovarlo un attimo su internet, non ricordo proprio la definizione. Ma allora controlla, poi ne parliamo. Sì. Intanto posso dirvi che l'acronimo, anche se esiste, non esiste, perché MES è una parola inglese che vuol dire confusione, no? MES, come dici, c'è un caos, c'è un casino, c'è un MES, dice, una confusione. È un meccanismo europeo di stabilità, che è proprio la parola. Meccanismo europeo di stabilità, che suona come confusione in inglese, fare casino, come al solito. Sì, adesso mi è venuto in mente quello che dici. Va bene, allora, quello che sta succedendo a Pantelleria, in due parole, è parte del nuovo ordine mondiale, no? Io ne ho accennato anche nel mio intervento di mercoledì,
Questi soggetti sono tutti ragazzi in buona salute che non scappano da niente, sono selezionati come volontari mercenari, per ora mercenari civili. Gli viene dato il telefono, gli viene dato tutto quello che gli serve, soldi per venire in Italia. Poi dopo verranno collocati, a mio avviso, in zone strategiche. Prima il flusso c'era, però la maggior parte di questa gente poi andava in Germania. Ora non mi risulta che vadano nelle altre nazioni europee. In parte forse ci andranno, ma in linea di massima rimarranno in Italia per fare delle cose. Non è che questa gente qui li paga per andare in Italia perché sono così generosi da dargli dei soldi per migliorare la qualità della vita, no? Scordiamocelo, quindi queste no profit probabilmente lavorano e hanno l'interesse di farli venire qua. Secondo me a un certo punto saranno armati, perché quasi tutti questi qui sono già passati attraverso un training militare, tutti loro secondo me, e gli verranno date delle armi per fare delle cose. Di questo me ne parlo adesso io, ma circa 10 anni fa ci fu un autore che in parte ho seguito anch'io, ne parlai anch'io in uno dei miei interventi, che scrisse un libro a questo proposito. Poi questo autore qui è sparito, sembrava fosse un giornalista, poi è sparito, non ho più sentito parlare. Comunque se cercate bene, l'ho trovato, ora non mi ricordo il nome del libro, come si chiama. Quindi sono cose che sono già state trattate, non è che io me le sono inventate così. Io ho ascoltato quello che ha detto questo qui, l'ho analizzato, l'ho messo lì e adesso lo ritiro fuori adesso. Ecco, quindi quello che noi stiamo assistendo, dobbiamo parlare d'oro, abbiamo già detto tantissime cose sull'oro. Chi è interessato approfondire i fondamentali, diciamo così, sull'oro, io lo rimando alla lettura del report che ho messo insieme, pubblicato, è tutto gratuito, sul mio sito ambienteaperta.net. Lì c'è caricata la storia dell'oro, uno si fa un'idea, insomma, e poi lo compra dove vuole. Ricordo che per quello che riguarda l'oro sfuso, noi abbiamo fatto un accordo con la Z Metalli di Valenza Po. Se qualcuno è interessato, mi può contattare e poi io definiamo magari, ecco, a grandi linee quello che vuol comprare, poi io lo metto in contatto con il responsabile. Noi non ci si guadagna praticamente niente su questa cosa, però siccome anche noi vogliamo dare una consulenza dall'A alla Z a 360 gradi, quando abbiamo avuto la possibilità, anche con l'aiuto di Walter, abbiamo fatto un accordo per tutti coloro con questa raffineria, per tutti coloro che vogliono comprare oro sfuso. Il prezzo è ottimo, quindi tenete presente che se voi in linea di principio dovete comprare oro sfuso all'estero e poi farvelo portare in Italia, allora vi dico subito che soprattutto se vivete nel nord Italia, vi conviene andarvela a prendere direttamente in raffineria. Risparmiate circa $100 se volete comprare da 10 a 20 grammi, una cosa di questo tipo, perché non pagate il trasporto, naturalmente. Scusate un attimo, voglio far partire. Eccoci qua. Isabella, buongiorno. Sto parlando delle modalità di acquisto dell'oro sfuso per coloro che vogliono comprare oro sfuso. Cambiando un attimo discorso, ma ritornando al discorso dell'oro, leggendo il libro dell'Abyss, sul libro dell'Abyss si legge che tra le funzioni molteplici che la banca del regolamento dei conti, o Bank of International Settlements, questo vuol dire BIS, si è data nel corso degli anni, per esempio negli anni 60 ospitavano, lo sapevo, il London Gold Pool, cioè quell'organizzazione che, come ho detto, è
super controllata, gestita dai Rothschild, e questo naturalmente deve far riflettere, no, su chi c'è di dietro la BIS, che ospitava a London Goldpool, nel tentativo di controllare, fra l'altro, nel tentativo di questo comitato, in questo caso dice che questo pool lavorava in sinergia con questi 8 paesi che cercavano di tenere sotto controllo il prezzo dell'oro. Io ne parlo nel report, fissato a $35 all'oncia a Bretton Woods, quando appunto si definirono questi parametri. Questi 8, incuriosito da questi 8 paesi, poi sono andato a cercarli, dovrebbero essere Gran Bretagna, Stati Uniti, Francia, Germania, Belgio, Italia, Olanda e Svizzera. Poi naturalmente questi parametri saltarono perché cambiarono tante cose nel mercato, e quindi poi l'oro cominciò a andare su, cioè andare su, e sforò i famosi $35 all'oncia. Adesso vedete a quanto è, immaginatevi voi, da 35, Ubaldo, scusami, Walter, dove è andata adesso? All'oncia, ve lo dico subito, oggi all'onza è 1925, potete immaginare, da 35 a 1925. Non c'è nessuna stata, mai nessuna azione di una società che ha fatto un balzo del genere, mai nella storia, soltanto l'oro. Quindi quando si dice che l'oro è un bene di investimento nel lungo periodo, sì, d'accordo, è un bene investimento anche nel lungo periodo, però è un bene investimento anche nel brevissimo periodo, perché ricordo che dal 2000 al 2020 ha fatto 5 volte, poi ha riperso qualche cosina, l'ho ricordato tante volte. Quindi quando si dà un'informazione bisogna darla, secondo me, in base ai numeri, no? Ricordando che sì, è un bene che protegge dall'inflazione, mantiene il potere di acquisto, è un bene sicuramente durevole, nel senso che è sempre oro e rimarrà sempre oro. Per 100 anni parleremo ancora di oro, ne parleremo esattamente nella stessa maniera, perché l'oro rimarrà sempre oro, perché è la moneta dei ricchi ed ha un grande valore spirituale per loro, ecco perché rimarrà sempre oro. Non è soltanto, forse probabilmente, diciamo, l'acquisto principale da parte loro, ma ha anche una componente, diciamo, spirituale, chiamiamola così, fermiamoci nel dire questo, ma è anche una, può essere in particolari momenti uno dei migliori investimenti, anche dal punto di vista dell'investimento nel breve medio periodo, rispetto a qualsiasi altro, soprattutto in momenti come questo di grande volatilità finanziaria, dei mercati finanziari. Benissimo. Allora, avete per caso altre domande? Walter, se hai delle cose da dire, notizie, aggiornamenti, prego, prenditi pure, insomma, il tempo che vuoi, Prego. Posso fare una domanda, Max? Stai portando il canino. Dimmi. Sì, buongiorno a tutti. Ciao, Max. Riguardo al video che hai postato di quella signora... Prego, Walter. Ah, c'era una domanda che stava facendo qualcuno. Sì. Prego, prego. Riguardo al video? No, è per il dottor Max. È il video che ha postato di quella signora che fa le dichiarazioni farneticanti in inglese. Video, prego. Se poteva. Riparto. Buongiorno a tutti, sono Duilio. Dottor Max, riguardo il video che hai postato di quella signora che fa dichiarazioni farneticanti in inglese, ecco, se potevi spiegarci un po' nel dettaglio, grazie. Allora, questa
signora è un dirigente. Sì. Sì, mi senti? Duilio. Sì, ho capito. Mi senti? Mi sentite adesso? Sì. Scusate, la linea è sempre un po' ballerina. Sì, ho capito, Duilio. Allora, per chi non sa l'inglese, insomma, capisce, diciamo questo. Questa è una signora che lavora per l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che si è messa sostanzialmente d'accordo con la comunità europea e lavorano in sinergia su diverse cose, in particolare sul discorso vaccinazioni, va bene? Allora, lei ha detto che tutte le leggi sui diritti umani dovranno essere cancellate, saranno cancellate e saranno sostituite da leggi disegnate per sostanzialmente per la gestione delle varie emergenze, come se fossero decreti. Non esistono più i parlamenti e il curriculum, che la legge deve fare, ma si va avanti a decreti, come è successo tante volte anche in Italia o nel resto del mondo dove, quando c'è stata la pandemia. Oppure Marina, buongiorno, oppure quando è stato eletto Hitler, che richiamò l'articolo 48, lo sto leggendo adesso in questo puscolino, per cui il Parlamento non fece poi più niente. Hitler andava avanti a forza di decreti, esistono le leggi, esistono dei decreti che diventano legge. Poi ha detto che siccome appunto c'è il problema climatico, il clima sta cambiando, c'è bisogno di creare un sistema di risposta immediata alle varie esigenze e che la natura, gli animali e gli uomini saranno messi sullo stesso piano. Cioè non ci sarà più una distinzione tra mondo animale degli animali e mondo degli umani. Gli umani potranno essere trattati in una situazione di emergenza così come sono trattati gli animali. Che c'è un programma per cui si stanno organizzando di fronte a una pandemia, in 100 giorni i vaccini dovranno essere pronti. Ecco, queste sono le cose principali, perché il video dura pochi minuti, è stato probabilmente una parte, no, di quello che lei ha detto, ma queste cose sono di una gravità assoluta. Io faccio questa riflessione qua: ma è possibile che non ci sia nessun magistrato che apra un fascicolo a carico di questi signori qua? Cioè, io faccio un intervento magari dicendo una cosa critica su un qualcuno, questo qualcuno mi può fare causa, no? Mi può portare in giudizio, e io, se dal giudizio risulta che magari l'ho offeso, devo pagare, e questi sono liberi di dire tutte le cose farneticanti che vogliono, proprio stile Hitler, perché sto leggendo delle cose adesso di Hitler, no? I suoi discorsi erano molte volte molto farneticanti, con la stessa enfasi, con la stessa, posso dire, non so neanche come definirlo, farneticante, un discorso farneticante, e non c'è nessun magistrato che fa niente. Ma scusate, i magistrati non dovrebbero essere lì a salvaguardare le leggi dello Stato che rappresentano? Cosa fa un magistrato? Tutela gli interessi della nazione. Questi ti dicono che questa qui dice che vogliono smantellare i diritti dell'uomo e tutte le leggi, tutte le leggi delle varie nazioni del mondo, praticamente nessuno dice niente. È una riflessione che faccio a voce alta, e non voglio... Ma siamo sicuri? Questo è quello che ha detto lei, Duilio, nell'intervento. Ma c'è mica solo lei, c'è Abari, quell'altro intellettuale, pure Finocchio, scusate, io non ho niente contro i gay, però è pure Finocchio che lavora per Klaus Schwab, va bene? Che dice, ma per quale ragione noi non, in un altro video dice, per quali ragioni noi queste cose non le possiamo fare? Noi possiamo fare tutto quello che si vuole. Qualsiasi cosa.
Noi se vogliamo la facciamo, questo è il contenuto. L'intelligenza artificiale deve assolutamente essere introdotta e cambierà sostanzialmente le nostre vite. Cioè, quindi a quello che noi pensiamo non ne frega un caspita di niente a questa gente. Niente. Sì, ma anche che tra tanti milioni di persone ci può stare anche quello che impazzisce e gli piazza un proiettile in fronte. Ci può stare anche quello. Cioè, purtroppo ancora non è capitato. Io lo sto sperando da qualche anno. Io sinceramente farei una taglia internazionale dove ciascun cittadino mette pochi spiccioli, arrivano a essere milioni di euro per fare, per piantare un bel proiettile a una decina di questi elementi qui. Secondo me ne ammazzi uno, ne educhi 100. Allora, Eddie, allora quello che dici te è, credo, condivisibile da tutti noi, quantomeno, no? Anche se noi tutti siamo contro la violenza, è evidente, no? Perché è evidente. Ma è esattamente quello che vogliono. Loro sanno bene che ci può essere una persona o anche un piccolissimo gruppo di persone che gli spara in testa. È esattamente quello che vogliono per creare il caos, perché tutte queste cose sono naturalmente delle provocazioni, no? Al mondo civile. E sperano vivamente che ci sia qualcuno che lo fanno, perché così si crea caos sociale, che è esattamente quello che vogliono loro per chiamare la legge marziale e poi fare i loro comodi su quello che devono fare. Capito? Questo è il problema. Certo, io ho ripromesso che se incontro Bill Gates e ne dico due perché potrei elencarne tanti, quelli che mi stanno più antipatici, Bill Gates o Beppe Grillo, io se posso un calcio nei coglioni o una sciaffata gliela do, no? Più di questo non posso fare, perché io purtroppo ho fatto il servizio civile per 20 mesi e perché sono contro l'uso delle armi e devo essere coerente con la mia scelta. Però se c'è qualcuno che gli spara un colpo in testa, io dico... Ha avuto il coraggio, non so neanche come chiamarlo, non è questione di coraggio, lo vuol fare, va bene, un coglione in meno, no? Tanto questa ci gente sono qui, anche altri sistemi. Ci sono anche altri sistemi, se il colpo in fronte, diciamo, lascia il segno, c'è una pistola militare, di uso militare, dove spara proiettili di cianuro, che si assorbono nel corpo e si muore per attacco cardiaco, cioè morte naturale. Ma sai quante tecnologie hanno loro? Che lavorano anche col telefono, l'ho detto tanti anni fa. Loro possono lavorare col telefono quando vogliono, quasi ottenendo quello che vogliono. Quindi non è questo il punto. Il punto è quello che ti dicevo. Il punto è che loro lo sanno bene che alcuni di loro possono anche morire. Lo sanno perfettamente. Perché poi quando vedete Bill Gates che va in giro, se voi notate, lui le guarda il corpo, non ce l'ha mai. Dico, ma com'è possibile che uno come Bill Gates, un testa di cazzo del genere, possa permettersi di venire anche in Tanzania, venuto in Tanzania tranquillo? Apparentemente non ha nessuna guardia del corpo. Io non capisco nemmeno neanche questa cosa. Però dico, fra tutte le iniziative che fanno, possibile che non ce ne sia, che ne azzecchino una che ha un senso? Ditemene una di queste cose che dicono che ha una sua praticità, una sua logica, una sua utilità. Quindi tutta la loro strategia è fatta apposta di stupidaggine, di cose stupide, perché è chiaro che devono creare il problema climatico, che ci hanno da bruciare e da distruggere con le varie tecnologie che hanno. Probabilmente la maggior parte delle città, perché devono ricreare le smart city, e fai prima a distruggere piuttosto che a ricostruirci sopra, no? Dottor Day ce l'ha detto chiaro
nel capitolo 1 della trilogia. È più facile ricostruire dopo che te distruggi. Non lo so, quindi si inventano delle cose così per giustificare poi tutta una serie di azioni che devono fare. Quindi i problemi sono questi. Quindi noi parliamo di diversificazione dei nostri soldi, quei pochi che sono rimasti. L'unica cosa che invece possiamo pensare, seguendo la logica normale di noi umani normali, è quella di comprare oro, argento e metalli preziosi per cercare di salvaguardare qualcosa. Altre considerazioni, altre domande? Allora, se ci sono altre domande, Walter, darei la parola a te. Non so se vuoi aggiungere qualche cosa, hai notizie? Hai notizie da Ovesta sulla moneta digitale, su come pensano, hai notizie in questo senso? Allora, per quanto riguarda le monete digitali, Ovesta è da tempo che ci sta studiando e lavorando e attende che la situazione sia stabilizzata e chiara, perché in questo momento, per chi ha un po' a che fare con le criptomonete, se avete notato, hanno iniziato con l'obbligo di indicazione nella dichiarazione dei redditi. Poi le transazioni che passano per il sistema bancario vengono bloccate. Le eventuali carte collegate ai wallet vengono bloccate. Per cui in questo momento, finché non c'è un po' più di chiarezza, Ovesta non vuole mettere a rischio i propri clienti e quindi al momento è ancora in attesa, è alla finestra. Invece sulle considerazioni che hai appena fatto, do una mia sensazione, che è quella che si stia attuando la tattica della rana bollita, nel senso che tramite i media ci stiamo abituando a determinate situazioni che non hanno nulla di naturale e sembra naturale per noi adesso accettare il discorso dei vaccini. Faccio l'esempio: qua in Italia adesso c'è la pubblicità per i vaccini contro il papilloma virus, contro il virus del fuoco di Sant'Antonio. Cioè, sta diventando la pubblicità dei vaccini come quella dei dentifrici. E questo ci sta abituando, per cui il discorso che arriveremo probabilmente a una vaccinazione di massa in qualche modo non è fantascienza, purtroppo, per cui ovviamente qualcosa bisogna escogitarla, che sia la Tanzania o che sia altro. Ecco, per cui la cosa che va... Ciao. Scusate, c'è un cane che mi voleva salutare, ma non conosco. Ecco, per cui dicevo, questo lavoro dei media ci sta anestetizzando il cervello e poi, tra l'altro, non abbiamo mai delle notizie reali, sì, prego, e quelle nulle. No, concluso. Prego, Max. Non si sente nulla. Max, non si sente più nulla, eh? Sentite adesso un po' meglio? Sì, ora sentite. Allora, in aggiunta a quello che hai detto sulla rana bollita, io mercoledì
ho ricordato un video che ho visto che mi ha aiutato a capire ancora un pochino meglio, perché le cose ce ne hai tante nella testa, però poi mettere proprio a fuoco bene tutto ci vuole un po' di tempo. Allora, si parlava in questo video dell'azione sinergica tra vaccini, quindi grafene, scie chimiche e 5G o G5, come si dice. Allora, questi tre azioni che fanno, componenti, lavorano insieme e una delle funzioni principali che hanno è quella, o a parte le problematiche, no, che possono causare vari vaccini, no, varie problematiche, diciamo così, nel corpo, miocarditi, cancro, eccetera, eccetera. A livello cerebrale, quello che creeranno non sarà un effetto fare, dai, per cui ci piano piano, ho fatto anch'io l'effetto della anabolita, piano piano ci cuoceranno il cervello. Tutti conosciamo la rana bollita, no? La rana bollita è quell'esempio, quegli esperimenti, cioè si può fare, prende una rana, la mette a cuocere a fuoco lento, piano piano la rana lì per lì si grogiola, sta contenta, sta nell'acqua calda, poi a un certo punto la temperatura aumenta, fa per saltare fuori e non salta più perché è cotta. Ecco, arriveremo a un certo punto in cui soprattutto coloro che sono più sensibili, soprattutto coloro che hanno la sfortuna di vivere vicino a una torre, perché le torri, ovviamente, lo vicino alla torre è più esposto rispetto a un altro, oppure in uno che abita in una grande città, dove magari l'azione delle scie chimiche è più intensa rispetto a chi vive sulle Dolomiti, è evidente, no? Allora si creerà una situazione per cui questa azione farà sì, creerà una un offuscamento, una confusione mentale. Avete presente quando va in confusione, no? Magari dopo un piccolo incidente che batte la testa o che non si... Ecco, una situazione di questo tipo, per cui poi nel lungo periodo le persone diventeranno tipo zombie. Io ne ho parlato già diverse volte, ci sono tre film che raccomando di vedere, tre o quattro film, che parlano di questi zombie che vanno rincorrono, cercano di mangiare, azzannare, sono naturalmente attratti dal sangue, coloro che non sono vaccinati. Ecco, secondo me questi qui non sono film fantascientifici, questi qui sono film reali che ci descrivono un possibile scenario futuro, ma nemmeno molto così remoto, perché questo sarà l'effetto di queste tre tecnologie messe insieme. Poi capisci, ovviamente, come ho detto, dipende dal numero di vaccinazioni, da dove uno abita, dall'esposizione che ha a questi sistemi elettromagnetici, diciamo così, e ovviamente ci saranno varie situazioni. Però il trend è questo qui, il trend sarà quello di che cuoceranno il cervello, e a quel punto uno può non deciderà più niente, perché non avrà la lucidità di capire quello che deve fare, si dovrà allineare a quello che gli dicono. Io ho ricordato, riguardo le smart city, ho ricordato di guardarvi, vi ho suggerito di guardarvi il film che si chiama The Giver. Dico una cosa che non ho mai detto oggi, ricordato il film di Conatè. Oppure la storia di Joan. Io ho parlato di questo film come una ipotetica smart city. In effetti sarà così. Quella è la rappresentazione di una smart city in cui ci sono dei confini, e al di là del confine almeno le persone normali
non potranno andare. Poi naturalmente ci saranno chi è che potrà oltrepassare i confini. Se io guardo dal punto di vista simbolico, questo film, io so che sono una spina nel fianco per qualcuno, ma me ne sbatto i coglioni, scusate. Soltanto i grandi iniziati. A un certo punto, in questo film c'è un'assemblea, perché c'è una graduation, cioè i ragazzi sono arrivati alla fine dell'anno scolastico, si stanno laureando, si dice in Italia, e c'è questa grande assemblea in cui ci sono parenti, amici, e la cosa incredibile sono due. La prima è che c'è questa grande iniziata che compare, e compare con una visione di ologramma. È la famosa attrice, quella lì, che ha fatto anche Schindler List, quella lì, ebrea, compare con una visione olografica. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che lei può essere presente lì a tutti gli effetti, come se fosse in carne ed ossa, ma non lo è, perché è una visione olografica, e allo stesso tempo potrebbe essere presente in altri mille posti. E quello che dice lì e negli altri mille posti, mille location dove può essere, è attendibilissimo, perché tutti la applaudono, tutti la ascoltano, e quello che dice lei è come se lo dicesse Dio. Nessuno può sindacare niente, perché è un ologramma che parla. Poi, nella scena c'è questa grande assemblea in cui sono tutti a sedere. Allora, ora qui c'è uno presente, ma io non lo posso. C'è la tradizione nelle logge massoniche di fare un particolare gesto quando si approva uno che parla, che dice una cosa, che non è un applauso, è una cosa molto simile. Cioè si batte la mano sinistra sulla sedia, così, sentite, tum, tum, tum. Lì tutta l'assemblea applaude in questa maniera alla grande iniziata che sta intervenendo. Che cosa vuol dire secondo voi dal punto di vista simbolico? Tutti applaudono, che cosa vuol dire? Che quella smart city lì è completamente costituita da c'è nessuno che vuole tentare di indovinare? Sarà da massoni? Da iniziati. Ah, ok. E soltanto da iniziati. Avete capito? Avete capito quello che vi ho detto? Avete ascoltato? Avete capito? Valte, avete sentito tutto quello che ho detto? Sì, ed era molto chiaro. Avete sentito quello che vi ho detto? Sì, Max. Sì. Oh, ma meno male. Preso un colpo. Ecco, avete quindi capito quanto è importante e determinante conoscere la simbologia per capire gli eventi? C'era Jordan Maxwell e anche lo stesso Manny Piol, presentati ovviamente nella trilogia, che dicevano che chi non sa di simboli e di simbologia non può insegnare niente. Questo è un messaggio che io mando agli insegnanti, in genere, mi dispiace, lo dicono loro, lo dico io. Ma credo che abbiano ragione. Andatelo a vedere quel film lì. Ci sono anche altri aspetti curiosi.
molto interessanti. Che poi magari se ne parla. Mi farebbe piacere. Ritorniamo al discorso oro, via. Un pochino più, vediamo di chiudere un pochino, siamo, abbiamo già fatto 50 minuti, in maniera un pochino più positiva. Avete per caso delle domande inerenti al discorso oro, finanziamenti, monete digitali, cose che avete visto, letto? Secondo te, Max, quando la moneta digitale avrà corso, proprio sarà, diciamo, ufficiale? Non si sente. No, non si sente più Max, ma mi pare che all'inizio avesse espresso addirittura qualche dubbio sul fatto che possa essere introdotta realmente o meno, che non sia magari una delle tattiche per abituarci a un'idea che potrebbe essere pericolosa, per darcene una che ci sembra meno pericolosa, ma che è peggiore di quello che abbiamo adesso. Mi sentite adesso? Sì, adesso sì, di nuovo. Dunque, per darti la risposta, Eddie, quello che è successo è questo. Mi scuso, vi dico le cose un po' così, ma non sono proprio esperto in niente, esperto in nulla. Però mi piace leggere, insomma, un po' a 360 gradi. Allora, la Citibank, come ho detto, ha introdotto il token, che sarebbe la moneta digitale chiamata anche token, per quello che ho capito io. Di questi token io ne ho sentito parlare quando accedo io sul mio sito, c'ho ancora il conto corrente a New York alla Chase Bank, io leggevo spesso token e non capivo cosa fosse sto token, l'ho capito recentemente. Allora, molte monete digitali, per poter essere commercializzate, devono attendere il vaglio dell'autorità diciamo delegata a questo proposito. È una Trade Commission, comitato, ora mi sfugge il nome, perdonatemi, per le monete digitali. Per quelle che invece si chiamano liability, bond, eccetera, c'è la commissione, Security Exchange Commission. Il direttore della Security recentemente ha fatto un intervento, gli hanno fatto delle domande e ha spiegato che ci sono molte banche come la mia, la Citibank, che prima di introdurre tutta la moneta digitale vogliono essere assolutamente certi che abbia ottenuto l'approvazione sia, diciamo, legale che tecnologica prima di essere inserita. Quindi ci vanno un pochino più con cautela. Ma ha detto una cosa molto curiosa. Ha detto, quando gli hanno fatto la domanda, ma allora per il Bitcoin come funziona? Lui ha liquidato la domanda scrivendo, no, per il Bitcoin è tutta un'altra storia, In effetti il Bitcoin dovrebbe sottostare a entrambe le commissioni, come moneta digitale da usare come qualsiasi altra moneta, e non è mai passata al vaglio, non ha mai ottenuto, come ho ricordato negli interventi scorsi, il vaglio per poter essere utilizzata come moneta digitale. È stata introdotta così, finita. Ma non ha nemmeno ottenuto il vaglio come moneta di riserva dalla Security Exchange. E siccome ho capito come funziona, perché nella comunicazione ormai un attimino ho capito, quando un esperto in quella
questa posizione ti dà una risposta secca e dura così, vuol dire che di quella cosa non se ne deve parlare. E quando non si deve parlare di una cosa, vuol dire che dietro, in questo caso particolare, c'è il boss. Chi è il boss? The boss. Quindi dietro il Bitcoin chi c'è? Chi è il boss? The boss. Del sistema finanziario e bancario internazionale. Rothschild. Il capo di tutti, chi è? Indiscusso, il capo mafia. Ho detto una parola. Bravo. Eddie. Ti ringrazio per il coraggio, di aver detto. Hai detto te, ma immagino che lo sappiano tutti. Vabbè, i Rothschild. Chiaro. È evidente. È evidentissimo, perché una risposta se che dura così, come dire, non mi fa questa domanda VIP che non ti posso rispondere. In effetti, come ho spiegato, ci sono questi due comitati, una è la SEC di New York e l'altro è un committee delle trade, ma adesso non me lo ricordo su questo, anche abbastanza recente, se volete lo dico la prossima volta, che dovevano pronunciarsi sul Bitcoin e approvarli, e non hanno mai passato, è come se fosse una moneta illegale. Perché ci sono degli standard che, come vedete, tutte le monete devono seguire. Per esempio, il famoso Ripple che io vi ho menzionato diverse volte, è in corte in questo momento. La SEC l'ha portato in corte perché ha cercato di andare avanti nello sviluppo di tutto senza seguire le procedure richieste dalla SEC. Ora non so come andrà a finire, magari faranno un settlement, si metteranno d'accordo e finirà con genere, succede così, si mettono d'accordo e finisce tutto in quella maniera. Però per dire, è Ripple, è Ripple, è Bitcoin? No. Per il Bitcoin esiste tutta un'altra regolamentazione. Ecco, capite? Ricordo che io non è che sia a favore o contro il Bitcoin, per me ognuno potete fare gli investimenti che volete, cioè cose vostre. Certo, io non ne parlo. Non è bene né male, però per lo stesso concetto della diversificazione non suggerisco mai di investire più di un 5, massimo 10% su una valuta unica o su un'azione unica o su un metallo unico, a parte il discorso dell'oro. Questo è certo. Tutto in un particolare momento così. Allora, siamo in chiusura. Avete altre domande? Devo ricordare, siccome ci sono collegate anche altri amici, altre amiche che potrebbero essere interessate a venire, io la prossima settimana, il 26 o comunque a fine mese, chiudo le iscrizioni, diciamo così, per la settimana investigativa, anche quindi per coloro, poi il prossimo anno le condizioni cambieranno, però per coloro che hanno una mezza intenzione di venire, se mi danno la conferma entro la fine del mese, anche se poi vengono l'anno nuovo, va bene lo stesso. Ovviamente mantengo le stesse condizioni, non ci sono problemi, ma questa è una cosa che devo dire a margine perché è importante. Altre domande in chiusura? Vedete, in chiusura vi dico questa: io continuo a fare queste cose qui perché tanto mi diverto, non mi interessano, poi va bene così, però io sono
ormai più di 10-12 anni che ci ho messo la faccia. Ho fatto probabilmente più di 250 video, molti dei quali sono andati persi su Accademia della Libertà, però gli altri sono caricati sul mio canale. Vi ho detto probabilmente nella trilogia 10-15 cose essenziali per capire molte cose che non vi ha mai detto nessuno, no? Altrettante ve l'ho dette negli ultimi interventi, no? Posso ricordare quello che ha dichiarato Otto Hans recentemente. Niente fuori dal libro sull'oro, che è possibile creare oro in una centrale nucleare, ma non soltanto oro, anche altri metalli, e poi tante altre cose, no? Sulla bis, su tante cose. E in quanti siamo oggi? 9. Vedete qual è il problema? Il problema è questo qui. Poi ora non mi intervista nemmeno più nessuno. Come si può spiegare una situazione di questo tipo? Io non mi aspetto migliaia di ascoltatori o di gente che mi segue, ma almeno 100-200 persone, no? Ci dovrebbero essere all'ascolto. Ormai è quasi più di due anni che ho questo canale qui. Ora capisco, il piano B e il piano C è una cosa più di nicchia. Questo lo capisco, no? Perché molte persone non sanno nemmeno dov'è la Tanzania, e quindi io posso capire che ci sia poco interesse. Ma il discorso sull'oro, a mio avviso, dà proprio, io ho un feedback, no? Un ritorno che mi dà proprio, molto importante anche per me, e che mi dà proprio la sensazione che stiamo vivendo in un momento proprio drammatico dal punto di vista della civiltà. Comunque noi dobbiamo mantenerci positivi, magari non particolari ottimisti, con un grande ottimismo per il futuro, ma bisogna assolutamente lavorare su